Eccoci qua. Sta per iniziare la partita. Sarà una serata intensa, perché insomma tutti abbiamo gli occhi sgranati sulla Juve, sia voi juventini sia i non juventini. Abbiamo proprio sgranato. Inizia la nostra rimonta. Ve lo auguro. Segnaliamo Pino Vaccaro, salernitano doc, che, perché la sua famiglia ha origini di Salerno, ecco, quindi insomma Vaccaro uno che va bene per tutte le stagioni, no? Sì, fare la Varese, Roma, Salerno, Vaccaro c'ha voleva fare la telecronaca e ti ha venduto che la famiglia di Salerno. Direttore, poi ho avuto una fidanzata anche, non so, a Parma quando io pretendo allora che Inter Spezia venga Icardi di fianco. Esatto. Voglio Icardi a candidarmi a fare lo Spezia, un rigore, una richiesta di rigore in 7 secondi per lo Spezia. Allora vi ricordo la formazione della Juventus: c'è Bentancur, sembrava dovesse esserci Rabiot, invece c'è Bentancur, poi Kulusevski, Bernardeschi, vabbè, qui insomma ovviamente vedete le assenze che sono quelle fuori di Alexandro, dentro Pellegrini, rientra Chiellini al primo minuto. Ecco, Luca. E diciamo tra i bocciati, per così dire, c'è Morata in panchina, Carlo Giorgio, che dobbiamo capire se è bravo o no. Bocciato è Rabiot. Che sì, insomma. Allora, poi c'è un'assenza pesantissima che è Ramsey. Certo, quello che manca enormemente. Ken, noi abbiamo scritto il titolo Ken pensaci tu, cioè se questo qui l'avete pagato, comunque valutato 38 milioni è ora che possiamo dire anche perché quando gioca in nazionale, quando fa, cioè, gioca, e allora ragazzi, grazie, ci devi essere, ha fatto due gol e un autogol. E allora perché non l'avete mai messo dall'inizio, scusa? Siete voi i primi a non crederci. La sua prima presenza titolare quest'anno è Spezia-Juve, gol dopo 20 minuti di Ken. Bello. Bravo. La seconda presenza, Vaccaro dovrebbe ricordarsela, perché Juve-Roma, titolare. Sì, la tocca di faccia, me lo ricordo, sì. Però finisce 1-0 Ken, tabellina quella. Questa roba, non partiti, sono mai entrato in quella di Juventus. Mai. Juventus con la... Penso molto peggio. Con la tenuta artistica, giallo-blu, palla subito profonda. Ma siete giallo-blu stasera? Sì, abbiamo ammazzato uno. Allora, classica giocata dall'inizio della Juve, lancio lungo di De Ligt sul centro-sinistra, Bernardeschi stacca e rimane a terra. Ancora. Ottimo, centro-area, poi Locatelli ruba palla, ora al limite, Kulusevski va! Imbattuta verso l'incrocio, la palla esce, è quasi incredulo lo stesso Kulusevski, frustata a giro, ma la palla va oltre la traversa. Dybala centralmente, l'1-2! Fucilata, palla Kulu, palla di dietro, arriva la zona Dybala, frustata di prima intenzione, praticamente Rebelec non l'ha neanche vista, nell'angolino, il gran bel gol di Dybala, ricorda quello con la Sampdoria, bravo Paolo. Locatelli serve Dybala qui, Dybala cede a Kulusevski e scatta, Kulusevski di prima intenzione gli restituisce palla e Dybala in corsa, quasi in scivolata, incrocia perfettamente a fil di palo, nulla da fare, un'esecuzione tecnicamente ineccepibile quella di Paolo Dybala. Guarda, si va al salto? Credo che si andrà al salto, perché non fai salire tutti i centrali per poi fare uno schema. No, quadrato sul primo. Ci sono Chiellini e De Ligt dentro l'area, c'è anche Locatelli dentro, quadrato con Kulusevski e Ken. Si è allontanato Dybala, Cuadrado vuole tagliare forse in direzione del portiere a cercare una deviazione, oppure Pellegrini con il sinistro. Credo che calcerà Cuadrado, ma Pellegrini ha il piedino caldo oggi, quindi chissà. Fournot disastroso. Siamo un po' statici in area di rigore, duello fisico tra Cuadrado e Ken. Butta fuori Spintoni, non andare fuori gioco Ken. Cuadrado va dritto. Cuadrado sul primo. Chiellini, ve l'avevo detto, 2-0 Juventus in mischia. Gol di Chiellini. Il capitano, 2-0. No, guardate bene. La gamba del difensore più avanti è della spalla. C'è un mezzo piede davanti di Chiellini. Un allineamento che dovrebbe, però, non è questo, se no lo dice Rosso, il... Rosso, in fuorigioco. Allora, in fuorigioco Ken, ma questo lo dovrebbe dire in automatico. Non capisco perché abbiano chiamato l'arbitro. Non dovrebbe essere l'arbitro andare a vedere il fuorigioco. Quindi, evidentemente, cerchiamo poi di capire da Dennis... o da Marelli, dice ho visto fuori gioco, allarga tutto a sinistra, parte Ranieri, va il cantante, gioca ancora per Bonazzoli, 30 metri, gioca con la suola, tutto di sinistro, con l'esterno, Koulibaly, mamma mia Koulibaly, di tacchio, arriva con grande fatica anche Vesely a dare una mano, mettila in mezzo, la palla che resta lì, no, ancora via, il tiro,
Palo, clamoroso palo, ma non si può sbagliare un gol del genere. Ma sei un pazzo! E infatti è ancora incredulo il giocatore della Salernitana. Ma come ha fatto? Non ma ci crede, disperato, da posizione proprio di questo. Palo interno, la palla ha danzato sulla linea. No, vabbè, ma questo è un scusa, pazzo. Hanno avuto tre uomini liberi, guarda, sì, hanno liberato tre clamoroso. Uomini. È una roba vergognosa, guarda. Allora, vergognosa. Praticamente c'è un cross qui della Salernitana, Chiellini che prova a deviare il pallone, che schizza qui, dove arriva chi? Keshrida. No, quello il tiro, il giocatore che fa il tiro è Ranieri. È Ranieri che da questa posizione tira un violentissimo diagonale che va a centrare, pensate, la base del palo e poi esce qui dall'altra parte. Cioè quando tira, sembra ormai golfato e invece... Attenzione, ancora Sofferenti! Ancora tiro, la palla respinta, ancora Koulibaly! Rimettiamo le mezze, noi giochiamo la rigore, si gioca sullo spigolo, ancora l'aria era cambiata, l'avevo detto direttore. L'aria era cambiata, l'avevo detto direttore, quello era il pareggio, non può sbagliare un po' del genere. Morata è la seconda palla che tocca ad esterno, invita Bernardino. Alla penetrazione in area, il cross sul secondo palo e mezza strada tra Cuadrado e Morata. Cuadrado poi la mette giù. Dybala cerca Locatelli. Locatelli cerca Dybala. Eccola la zona Dybala. Questa volta è un assist perché è coperto da due o tre uomini. Bernardeschi riceve sul fondo. Bernardeschi dentro l'area. Morata. Gol! Con la punta, con la punta, Beffa Belek. Con la punta. Tac sotto porta Morata. Con la punta arriva il 2-0. Terzo gol in Serie A. Sono pochi, ma sono sempre importanti e pesanti i gol di Morata. Allora, 2-0. Un gol strano, però, per certi versi, ma molto bello. Una specie di colpo di fioretto di Morata, la Mariolino Corso. Poi Morata va sotto la curva bianconera anche lui per togliersi un po' di dosso questo muro che aveva di capacità di segnare le ultime partite. Bernardeschi mette la palla al primo palo e Morata con la punta del piede la devia quel tanto che basta sotto per farla passare tra le gambe del portiere e quindi in gol. Scrivono, prego. Ci scrivono oggi due gol su azione, commosso il nostro telespettatore. Però secondo me, vedete, il bicchiere è più mezzo vuoto che mezzo pieno. Non lo so, insomma, la squadra pian piano, vedete, adesso vinto di nuovo. Calma, avete più tre partite belle, facili. La prossima con chi è? Juve-Genoa, passeggiata, Genoa che sarà battuto dal Milan. Fabio, questi che criticano adesso la Juve sono gli stessi che criticavano quando vincevamo, è la stessa cosa. Attenzione, Dybala, servito da Morata, sbaglia da solo davanti a Belez, il più facile. Dei gol, è arrivato forse un po' stanco, tutta la porta davanti. Questi non sono errori tipici di Dybala, però ci può stare anche. Però è la prima bella azione. Intanto attenzione, Morata dentro l'area, da sinistra, vuole il sinistro. Rigore! Rigore, e Morata dice chiarissimo, dice all'arbitro chiarissimo all'avversario, è chiarissimo. Ma che è che lo tira? Cioè chiarissimo. Il rigore chiarissimo. Dybala va a prendere il pallone. Vediamo Dybala, Morata entra in area, viene pisato sul piede. Piede pieno. Sì, quindi ve lo faccio vedere. No, perché c'ho la fantacalcio, direttore. Ah, c'è la fantacalcio. Solo per cui, c'ho bellezza fuori. Fondamentale. Dai, Balito. Certo. Complimenti. Allora, Furno alla fine, vedi, ha capito che ha dato il rigore. Beh, se andava questo, cosa faceva? Cioè, fuori. Più facile. Dybala. Dybala per il 3-0, ormai come a Milano. Oltre un minuto anche nel tempo aggiuntivo e quindi del tempo di recupero. Dybala parte a ricorsa, guarda fuori, alto, è scivolato sciaguratamente Dybala, pararlo, porca miseria. Palla alta e anche questo poi è un segnale, poi vanno i compagni, ma gli è andato via al destro ed è finita così e Dybala se ne va a capochino perché dopo grande partita di sorpresa scuote la testa Dybala, magari si rimette a piangere, sapete che lui è un po' emotivo, no? Ricordate quella volta che si è fatto male, uscito a piangere, esce proprio a capochino. Gli aveva male. Allora, cos'è successo? Che Dybala prende la rincorsa da questa posizione, quando tira e scivola sul piede d'appoggio e scivolando la palla finisce altissima. Dybala comunque Luca aveva detto, ragione, è questa finisce alta. Sì, chi è che ha detto spero che lo sbagli così? Io, direttore. Perché va caro questa cattiva? Ma glielo ho detto. No, lui voleva lo parasse. La parata volevo per il fantacalcio. Va bene, allora questa è la classifica. La Juventus, vedete, dopo le partite di oggi, quello che interessa...